Ma come si può il proseguo di questo match, di questo big match? Io tengo l'Atalanta, vi devo dire, insomma, nel senso che tengo sempre le piccole squadre. E invece, e meritava l'Atalanta, ha fatto qualcosa di buono con Zapata, e poi invece l'Inter, sul finire del primo tempo, un'azione in mischia, Bastoni va a toccare, Fabio Caressa, Beppe Bergomi per un attimo pensano al fuorigioco, ma non è fuorigioco. Eccolo qua, l'albero di Natale. Eccolo qua, poi cambieremo, parte che si vede sfocato a causa del mio computer, ma miglioreremo. Allora, dicevo, tocco di bastoni in area, la palla resta lì e Skriniar trova l'angolino. Adesso è dura perché l'Inter è molto guardinga, è un po' come Antonio Conte all'Europeo con l'Italia, ha battuto la Svezia, poi ha battuto la Spagna, insomma, ma davvero molto tignosa. C'è Eriksen che qualcosina dà, l'Atalanta ha fatto girare bene la palla, è entrato Ilicic. Io spero in Ilicic, ovviamente non ce l'ho con l'Inter, anzi mi auguro che finisca il monopolio Juve, però chi mi conosce sa che amo le favole. E ecco, quella è bella, io ho fantasia, ma onestamente l'interpretazione, Luca, che hai dato del derby, Davide contro Golia, quel pugile di colori, so, mi ha davvero sorpreso. E ecco, Inter-Atalanta è un po' la stessa cosa, eh? 4 milioni di euro il budget del Modena per il monte stipendi. Secondo me la Reggiana che sta in Serie B e sta ai play-out non spende di più del Modena, anzi. Eppure Anche secondo me. Il denaro non gioca. Il denaro non gioca, dice il nostro ragioniere del pallone. Allora, Esatto. senti Vanni, poi ritornando alla partita, cioè l'Inter solitamente, cioè Conte solitamente quando ne fa uno, difficilmente ne prende. Cioè, è uno che riesce a mantenere la partita, diciamo, non dico in freeze, ma comunque la sa gestire bene. Io torno nell'altra stanza perché magari mi segnano mentre parlo con voi. Allora, eccola qua, ho queste luci un po' poco, ma miglioreremo anche con. Noi ci risentiamo tra un po' perché abbiamo un collegamento sempre con una tua amica che ci racconterà un po' quello che sta accadendo anche Francesca. nel nostro calcio locale. Saremo tra un po' vicini alla nostra Francesca perché? Perché si parla di questo. Abbiamo delle immagini delle.